io resto in casa e sfiletto un pesce. Questa sera infatti proviamo a sfilettare un'orata e a cuocerla velocemente in padella, perché in fin dei conti è un'attività che ci porta via pochissimo tempo ed è interessante, perché sfilettare un pesce fa sempre comodo saperlo fare, uno perché non impegna troppo il vostro pescivendolo e due perché avete così la certezza di sapere da dove arriva il vostro filetto. Quello di cui abbiamo bisogno ovviamente è un pesce, in questo caso un'orata, un apposito coltello fatto proprio per sfilettare il pesce, infatti a differenza di tanti altri coltelli è un coltello flessibile, ci servirà, vedremo dopo, proprio con questa caratteristica. E l'altra cosa che ci serve è una pinzetta per togliere le lische. Il nostro pesce, prima di essere sfilettato, deve essere pulito internamente, devono essere tolte tutte le pinne, dorsali, ventrali e ovviamente laterali, e poi squamato. Quando occorre squamare un pesce? Quando, come questa sera, lo cucineremo a filetti, saltandolo velocemente in padella. Quando invece può essere non necessario squamarlo? Quando si cuoce a fiamma diretta, come per esempio su un barbecue. La fiamma diretta può nuocere al pesce, se ci sono le squame, la carne del pesce è un po' più protetta da questo calore troppo intenso. Bene, cominciamo adesso a sfilettare la nostra orata. Innanzitutto la testa deve essere tenuta dalla parte della mano che non sta tagliando, quindi se siete destrorsi come sottoscritto, coltello sulla destra, mano sinistra libera, pesce che guarda il palmo della mia mano. Dove si comincia a incidere? Ho già fatto un piccolo segno per far capire. Poco sotto la branchia, dopo la pinna dorsale, nella prima parte utile in cui sentite cedere il pesce, qui ancora duro, qui comincia a cedere. Arrivati a questo punto fate un taglio abbastanza deciso, dovete tagliare anche una parte della pancia, seguite, ve lo faccio lentamente, fino a toccare la spina centrale e inserite il vostro coltello, che deve aver tagliato tutta questa parte del pesce, piegatelo leggermente e cominciate a seguire la colonna dorsale, la spina centrale del pesce. Non c'è bisogno che calchiate con la mano, questa mano vi serve solo per tenerlo fermo, ma se l'avete asciugato e pulito bene il pesce non vi scappa. Seguite con la lama, ecco, adesso magari faccio qualche taglio in più, vi faccio vedere perché voi con la lama del coltello dovete seguire e sentire sotto proprio la spina centrale e seguirla. Il coltello è flessibile proprio perché, stando leggeri, potete seguire agilmente la colonna centrale del pesce. Arrivati alla coda, avete ottenuto il vostro primo filetto. Stessa cosa facciamo con il lato opposto. Testa del pesce che guarda sempre il palmo della mano libera. Incisione subito dopo la pinna dorsale. Tocco anche qua l'intera struttura del pesce, lo libero in pratica, e seguo con il mio coltello la spina centrale. Magari questo lo facciamo un pochino più veloce, perché... E voilà! E anche qui abbiamo il nostro secondo filetto. Ecco qua il nostro pesce. Insomma, direi che abbiamo tolto tutto il possibile. E tra l'altro questa parte non si butta. Non si butta perché il resto del pesce ci servirà per fare un fumetto di pesce, cioè un brodo di pesce, che è facilissimo da fare. Basta prendere questi scarti, si mettono in un pentolino, in una pentola,
con qualche odore, gli odori tipici del brodo, si fa bollire per una mezz'oretta, un tre quarti d'ora, e poi si filtra. Quello che si ottiene è un brodo di pesce che può servire per tante occasioni, da insaporire un risotto a condire anche un pesce o una zuppa di pesce. Ora che abbiamo fatto i nostri filetti di pesce, dobbiamo eliminare le lische che sono rimaste dopo il nostro taglio. Nei pesci come l'orata, cioè questi pesci che vengono definiti fusiformi, che si differenziano per esempio dalla sogliola, che invece è un pesce piatto, ma la vedremo un'altra volta, le spine stanno quasi sempre tutte raccolte verso la pancia. Alcune magari rimangono ancora qua, ma la maggior parte sono qua, vicino appunto alla pancia. Ora potete prendere una pinzetta apposita e con le dita cercare di sentire dove sono le spine più grosse, togliendole il più possibile delicatamente. Ora, non sempre potete avere il tempo di mettervi lì a togliere tutte le spine di un pesce, ma siccome la maggior parte appunto sono proprio sulla pancia, potete prendere ancora il vostro bel coltello sensibile, sentire con il dito dove cominciano e eliminare quest'ultima parte. Come vedete, in realtà non portate via moltissimo, perché questa parte è quasi tutta pelle, e facendo così però vi risparmiate un po' di lavoro. Stessa cosa la potete fare con l'altra parte. Di solito la maggior parte delle spine è su una parte sola, e anche qua potete eliminare questa parte. A proposito, queste parti vi serviranno da aggiungere agli scarti del pesce per il vostro fumetto. Ecco, a questo punto sentite se ce n'è qualcun'altra, ma non impazzite, perché quando una spina è piccola viene distrutta dal calore della cottura, quindi se avete tolto quelle più grandi avete fatto già un vostro bel lavoro. Adesso vediamo come cucinare, cuocere velocemente in padella un filetto di pesce. Prima regola, importantissima, il pesce va cotto o. Anche le persone che non amano il pesce crudo devono cercare di non cuocere il pesce fino all'esasperazione, perché il sapore del pesce è tutto lì, molto evanescente. Se lo cuociamo troppo diventa una suola di scarpe o qualcosa di molto risentito. Ecco i nostri due filetti di pesce. Mettiamo un goccio d'olio, non ce n'è bisogno di tanto, da una parte e dall'altra. Ora mi direte, ma non potevi mettere l'olio direttamente in padella? No, perché non voglio che l'olio stia troppo in padella, perché con il calore più sta, più si rovina, ed è olio d'oliva, quindi non ha un punto di fumo proprio altissimo. Metto un po' di sale, così non ci penso più, e dopo fatto questo dovrò solo e soltanto occuparmi della cottura. E adesso mettiamo il pesce in padella. La padella può essere anche una normale padella antiaderente, deve essere però ben calda. Prendo il nostro filetto di pesce, lo metto a cuocere con la pelle a contatto della padella, vedete che fa subito una reazione piuttosto forte, e lo lascio cuocere . Ecco il pesce sta cuocendo. Lo cuocio solo dal lato della pelle. Aspetterò prima di voltarlo, perché voglio che
questa parte, la parte più tenera, sia cotta ma non troppo. Quando è il momento di girarlo? Dipende dallo spessore del pesce che state cuocendo, ma di solito una buona indicazione è questa. Quando vedete che i bordi del vostro pesce cominciano ad essere cotti e stanno cominciando pian piano a salire verso l'alto, può essere arrivato il momento di fare questa operazione. Giro il pesce e prendo il forno. Il forno, la padella, spengo il fuoco sotto la padella. Sentite com'è croccante questa pelle? La cottura del pesce a questo punto sta andando avanti lo stesso. Il pesce, il vostro pesce, sta cuocendo lo stesso, ma basta il calore della padella. Adesso lo impiatteremo e vedete che è una cosa anche questa molto veloce con quello che avete in frigo. Bene, adesso possiamo cominciare a impiattare il pesce. Che cosa possiamo metterci? Per esempio, un po' di maionese. Possiamo averla fatta noi, oppure comprata. Possiamo prendere un pennello da cucina, se vogliamo proprio fare gli chef, e fare una pennellata di maionese nel nostro piatto. A questo punto prendiamo il nostro pesce. Cerchiamo di tenerlo così. Diamo qualche colore e un po' di sapore a questo piatto. Cosa possiamo metterci? Possiamo mettere, per esempio, dei pomodorini confit, di cui vi parlerò prossimamente. Possiamo mettere una foglia di prezzemolo per dare un po' di colore. Se vi piace, possiamo mettere anche qualche oliva. Io avevo solo quelle verdi, potete mettere le olive del colore che desiderate. Possiamo aggiungere, ma questa è una cosa preziosa, una piccola, grande foglia di cappero e sempre per fare qualcosa di carino, anche delle uova di lompo. Come nel film della Marvel, un bonus alla fine dei titoli di coda. Che cosa sarà mai la foglia di cappero? Non è un prodotto italiano, è un prodotto che invece viene dalle isole Cicladi, dalla Grecia, soprattutto da Santorini. Sono loro infatti a Santorini che mettono in salamoia le foglie del cappero. E questo è un prodotto europeo interessante ogni tanto da mettere anche nei nostri piatti mediterranei.